Salve ragazzi e bentornati su Pokémon Zaffiro Alpha. In questo nuovo episodio andremo verso il percorso 129 in modo tale da arrivare verso Orocea. Orocea, una nuova città. No, cioè, no, una nuova città no. Comunque, una città che si trova nel bel mezzo del mare e che non sarà comunque possibile esplorare normalmente, e non è, insomma, per così dire, parte integrante della regione di Hoenn. Si trova un po' fuori, ecco. Allora, per raggiungere Orocea basterà proseguire da questa parte al percorso 127, arrivare nel 128 e non accostare qui, ok? Riprendendo, arrivando al percorso 129, se non mi sbaglio, sì, è lì che dobbiamo andare, eccoci qui. In questo percorso troveremo svariati allenatori, come per dire questi pescatori. Il segreto per un buon lancio sta anche nelle anche? Che vuol dire? Vabbè. Parte la sfida di Ruperto Pescatore. Ruperto. Mio Dio, che nome è? Allora, Sharpedo. Mio Dio. Andiamo con Heracross. E usiamo Megacorno. Bene, l'altra cosa che vi volevo dire è che, vabbè, comunque, dentro Orocea avremo la possibilità di trovare degli strumenti parecchio rari, come per, insomma, MT o robe simili. Vedremo comunque tra pochissimo. Beh, anche al percorso 129 saranno presenti degli strumenti abbastanza buoni, quindi vi consiglio vivamente di andarli a prendere, recuperare. Ok, allora, Whiscash, hai rotto le scatole, siamo spaccaroccia. K Whiscash. Ok. Abbiamo vinto? Sì, KO Ruperto, ciao Ruperto. Allora, ragazzi, un altro allenatore è lui. E dovresti essere Jamos, pescatore, o Jamos, Lanturn. Ok, in questi punti sarà possibile anche usare sub, tra l'altro, perché c'è una gran parte per usare sub. Boh, non so perché ho usato zuffa. Vabbè, comunque. E nient'altro. Ok. Livello 56 Milotic. E vinciamo. Adesso arriveremo, tra l'altro, anche in una parte remota di Hoenn, che vedremo tra pochissimo. Sì, tra pochissimo, dovevo farvi vedere tante cose. Allora, usando sub da questa parte qui, se non mi sbaglio, si potrà arrivare dal lato opposto, su dove ci sarà, ecco, la parte che vi stavo argomentando poco fa. Ecco qui. Intanto, prima di risalire, dovete sapere che qui, nei fondali del percorso 129, potremo trovare dei Pokémon nascosti, ovvero Alomomola, Finneon e Frillish. Pokémon davvero carini che non si trovano altrove, quindi, beh, per prendere questi Pokémon vi basterà andare al percorso 129. E perché no? Ok, arrivati qui, andremo, pensate un po', alla Baia Segreta, un posto totalmente sconosciuto. Già, un posto, per così dire, per gli amanti delle basi segrete. Come vedete, ci sono tanti inserimenti per la vostra base segreta, e insomma, è un ottimo punto per andarsi a fare la base segreta, da quanto avete sicuramente intuito. Ecco, vedete? Sono molti punti. Voi intanto non saprete mai dove si trova la mia base segreta. Anche se dico sempre che vi devo dare il codice QR, non l'ho ancora fatto. Sì. E niente. Questa è la baia segreta. Nient'altro. Anche se comunque dovrebbe esserci un'altra parte. Vabbè, comunque la baia segreta è composta da 3, 4, 5, 6 punti in cui sarà possibile usare forza segreta e rifugiarsi lì dentro. Ok. Riusando sub, sotto dovrei anche trovare allenatori,
però non mi va di sfidarli. Perché devo ancora fare robe. Quindi sì, direi di risalire in superficie. Ok, a quanto pare non c'è altro. Via, andiamo. Ecco qui. Allora, da questa parte a sinistra c'è un allenatore. Ehi, dove scappi? Dai, su, diamoci da fare. Sì. Sei Benny? Benny nuotatore. Ciao, Benny. Felipe! Ok. Come primo Pokémon, sì, c'è sempre Heracross. E usiamo Mega Corno. Allora, vabbè, sempre tra le alghe si trovano comunque gli stessi Pokémon. Tra le fosse sottomarine, tra l'altro, dovrebbero esserci degli strumenti parecchio utili. Ad esempio, Cocci Blu, c'è la Lastra Idro. E un altro strumento importantissimo che adesso vedremo. Ok. Sidra. Sostituiamo e mettiamo Manectric. Ok, devo farvi vedere un sacco di cose. Bene, 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 bene. Non scappate via. Anzi, piuttosto, vi invito da adesso a lasciare un fantastico mi piace a questo episodio. Se lo merita, supportate gli episodi di Pokémon Zaffiro Alpha. Voglio vedere molta più gente. Commentate giù magari dicendomi anche la vostra. Perché ci sta, ci sta. Heracross sarà al 46. Eo, contropiede? Beh, no. Ok. Anche se contropiede non era male come mossa, ma comunque devo sistemare un po' i moveset dei Pokémon. Magari prima di andare alla Lega penserò anche a questo. Sì, perché è una cosa da considerare. Lo ammetto. Ok, aspettate un attimo. Non mi dite che... Sì, mi sa che si trova nelle fosse sottomarine. E se non fosse così... Allora, arrivando qui... Siamo sempre al percorso 129. Mettiamo la navimappa che è meglio. Salve, dove siamo? Dove siamo? Ok, siamo al percorso 130. In questo esatto punto dovrebbe trovarsi... La... Ecco qui. Qui. La Grigiosfera. Dovrebbe anche trovarsi la Splendisfera. La Damasfera non ne ho la benché minima idea di dove si possa trovare, ma recupererò anche quella. La Splendisfera dovrebbe trovarsi qui al percorso 129, ma non capisco dove. Mi dice che si trova nei fondali marini, ma dove? Perché ovviamente non avendo il ricerca strumenti, sì, non abbiamo anche la disponibilità di trovare strumenti a random in giro. Allora, qui non dovrebbe trovarsi perché è un punto in cui appunto sarà possibile risalire in superficie, quindi no. Beh, io direi di cercare. Magari trovo qualcosa. Ditemi di sì. Sei un Lantern? Sì. Ok, non c'è un bel niente. Qui niente. Magari continuate a cliccare su A in modo tale da magari trovare lo strumento se lo beccate in giro, ecco. Allora, è alquanto brutto, però si deve fare. Ok, lui è un allenatore, non volevo sfidarlo, ma stavo semplicemente cliccando a random. Vabbè, Placido Sub. Ok, allora. Ecco qui Heracross. Antimeteo di Golduck. Ottima abilità. Facciamo Mega Corno. Dai su. Capo Golduck. Altro Pokémon. Ok. Per quanto mi riguarda dovrebbe trovarsi... Gyarados. Dovrebbe trovarsi in questo punto qui, ma se io non trovo niente non ci posso fare niente. Che giro di parole. Facciamo Zuffa. Dai. Vai KO. Non vai KO. Non vai da nessuna parte tu. Che difesa. Gelo denti. Addio Heracross. È stato bello. No. Vabbè. Resiste. Mettiamo Manectric. Dai, facciamolo subito fuori.
devo arrivare a Dorocea. A Dorocea ci stanno un sacco di strumenti. Pioggia danza. Bravo, bravo, dai. Potenziati, boostati, fai ciò che vuoi. Tanto muori comunque, ok? Scarica, addio. Ok, ragazzi. Adesso. Oh, nuovo livello. Livello 57 per Manectric. E Sceptile sale al 60. Mio Dio. Wow. Stiamo livellando in una maniera assurda. Assurdissima. Riattiviamo il repellente e andiamo avanti. Anche se qui la vedo brutta. Non c'è niente. Che tristezza. Non c'è niente. Incredibile. Ok. Vabbè, mi tocca risalire, dai. Magari per la splendisfera. Beh, sapete che c'è la splendisfera? E c'è anche una lastra saetta. Ci sono strumenti parecchio importanti. Non vorrei neanche andare via per sapere. Per sapere i punti in cui è possibile trovarli, ecco. Vabbè. Fa lo stesso, dai. Sapete dove si trovano? Magari date un'occhiata a voi. Ok, triatleta, libero triatleta. Sidra! Ok, credo di usare Heracross con Megacorno se mi attacca per primo, ma dai, credo di sì. Ecco, ecco, ecco. Megacorno! KO. Veleno punto di Sidra, grazie mille per l'avvelenamento, già che stiamo quasi per arrivare a Dorocea, quindi non c'è niente da preoccuparsi. Yeah. Addio triatleta. Ok. Percorso, siamo sempre al 120. No, adesso al 130. Qui cosa c'è? Percorso 130, 129, 131, ok. Non ci sono strumenti nascosti, vero? No, nessuno. Via. Riusiamo Surf perché alla nostra sinistra arriveremo a... Ditemi che arriveremo a Orocea perché non ce la faccio più. No vabbè, mancano gli ultimi allenatori. Allora, lei è Vincenza. Ma che nomi? Ciao Vincenza. Allora, te dovresti essere... Sì, ok, siamo arrivati a Vincenza. Usiamo... Zuffa! Sì, dai, tanto ormai ci muoio male. K.O. Golduck. Ci muoio malissimo qui. K.O. Golduck, ciao, ciao, ciao. Ha un ultimo Pokémon, per caso? Mi sa di sì. Vincenza, sfoggia la tua potenza. Hai capito la rima? Oggi sono in vena di battute squallide. Come sempre, del resto. Adesso scrivete giù nei commenti: Vincenza, sfoggia la tua potenza, perché vogliamo sentire la tua potenza. Scarica! Dio Seeking! Madonna, che potenza. Addio. Ciao. Ok, ragazzi. A sinistra dovrei finalmente arrivare ad Orocea. Ditemi di sì. Orocea, 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 dove sei? Salve, c'è lui. Che sorpresa! Non pensavo di incontrare un allenatore in alto mare. Penso che dovremmo lottare. Beh, uno che si tiene su almeno una logica, anziché farsi spuntare il punto esclamativo in testa e batterci come se niente fosse. Crabdaunt, che non so se avevo tra l'altro visto nel Pokédex. Beh, comunque, poco importa. Addio. È stato bello. Che verso strano. Addio Amedeo. Ok. Dai, siamo arrivati. Percorso 131. Cosa abbiamo qui? Ah, ok. Da questa parte sarà possibile arrivare alla Torre dei Cieli. Cosa che non farò io adesso, ma... che faremo nell'episodio Delta. Surprise. Tra un bel po' di episodi, dai. Comunque. Ah, ok, comunque, la splendisfera sarà possibile... ok, nell'area spoglia
oltre le alghe a nord-est, quindi del percorso 130, no, 129, scusatemi. E nient'altro, andatela a recuperare perché è importante sì. Quindi ok. K.O. Clamp. Adieu. Bene, bene, bene. Siamo arrivati, siamo arrivati. Heracross sale al 47. Così. È da un bel po' di lotte che continua a lottare usando Zuffa. Continua a resistere, tra l'altro. Va bene. Oddio, quello è un Finneon. No, ho un... Aspettate, no. No, dove sei? Vieni qua. E Finneon... No, non mi puoi trollare in questo modo. Dai, dove sei? Eccolo. No, caspiterina, mannaggia a me. È allo sprint. Vabbè. Ok, raga. Vabbè, quello è un Pelipper. E siamo arrivati. Ok, sì, ho evitato un bel po' di allenatori perché sinceramente non ho voglia di andarli a battere. Non ho tutto questo bisogno di livellare con i miei Pokémon. Beh, comunque, fatelo anche voi se proprio vi è necessario. Ok, Orocea. Quella lì è una Kangaskhanite, un'altra mega pietra molto importante. Ma prima, cosa dovevo fare? Sì, dovevo curare Heracross. Andiamo. Ok. Tan dan da da dan. Yeah. Eccoci qui. Allora. Voltando pagina della guida cartacea troveremo svariate cose dentro le casupole di Orocea, ecco. Entrando in questa casa, sì, se mi fai entrare magari che ne pensi? Bene. Dovrebbe trovarsi questa profumina, sei una profumina, sì. Ciao allenatore, mi faresti un favore? Scambieresti un Pokémon con me? Qui a Orocea si trovano solo certe specie di Pokémon. Hai un bello somme, in cambio ti darò un corso là. Beh, comunque, se dovreste fare uno scambio simile con questa profumina, il Corsola che riceverete in cambio avrà una squama cuore. Beh, una cosa da segnalare utile, beh. Ma quello è un Pokédex, devi aver incontrato tanti Pokémon diversi, come ti invidio. Guarda, non c'è nulla da invidiare. È davvero esasperante avere un Pokédex, quello che non sai tu, piccola. Entrando qui, da questo tizio, riceveremo un MT. Le zone miraggio? Sì, ci sono stato, però non ricordo più nulla al riguardo. Che strano, di solito la mia memoria è infallibile. Otterremo la MT-03 Psycho Shock. Ottima, ottimissima MT. E lui? Pare che nella regione di Hoenn esistano luoghi misteriosi chiamati zone miraggio. Si tratta di posti che non si possono raggiungere viaggiando con mezzi tradizionali. Si dice addirittura che spariscano per poi ricomparire senza una ragione precisa. Beh, le zone miraggio, ve l'ho spiegato due episodi fa circa, sì, che saranno possibili da raggiungere con l'ipervolo o Latios e Latias. Entrando qui. Ok. No. Sono il presidente, la persona più importante di questo Pokémon Fan Club. Di tutto il Pokémon Fan Club. Mancanza di voce improvvisa, madonna. scherzavo. Sono solo suo fratello e mi sto godendo la mia vacanza con i Pokémon. Ah, il tuo Pokémon. Ti è molto affezionato. Un Pokémon così bello che ti adora merita un MT come questa, non credi? E la MT-27 ritorno. Che otterremo da lui? Beh, sì. Dio, che mancanza di voce. Ho quasi un mal di gola. Allora, ragazzi, non credo ci siano degli strumenti... Sì, ci sono degli strumenti nascosti. Una grande perla e una squama cuore. Allora, la squama cuore è uno strumento parecchio importante da recuperare, quindi ve lo consiglio. Vi consiglio di prenderlo. Si trova? Qui? Dov'è? Non riesco a trovarlo. Non riesco a trovarlo. Ok. Eccolo qui. Allora, la squama cuore. Bene. Abbiamo recuperato la squama cuore. Adesso la grande perla che non so dove si trova. In questa casa siamo entrati?
Sì, la casa delle MT. La casa del tizio che ci ha dato la MT Psycho Shock. Allora, andando a nord di Orocea. Bene, mi sa che sta qui. Dove sei? Dove sei? Non lo so, vabbè, mi sa che sta lì dietro. Comunque, entrando in questa casa, se non erro lui, vi darà un'altra MT. La vuoi tu questa? A me non serve più. La MT56 che contiene lancio. Ottima, un'altra ottima mossa. E basta. Poi fatemi controllare un attimo se c'è altro da recuperare. No, la donna dello scambio ho già fatto. Ritorno presa pure. Mi sa che c'è lei. Ascolta un'antica leggenda. Una casa che si trova qui. Se non erro è l'ultima, perché ci sono praticamente 4 case messe in croce. 3. No, 3, 4, 5, 5 case. Ok, lei. Se i punti aprono 3 porte. Lo diceva sempre mio nonno, ma non so cosa intendesse. Beh, i 3 Pokémon leggendari per caso? Nella regione di Hoenn ci sono 3 Pokémon che rappresentano la forza della roccia, del ghiaccio e dell'acciaio. Si dice che si nascondono nei profondi meandri delle grotte. È quello che ho sentito dire quando ero un bambino. Eh già. Che tra l'altro, tra parentesi, questi Pokémon verranno catturati più o meno nelle parti extra di Pokémon Zaffiro Alpha, quindi sì, non preoccupatevi. Nient'altro, questa è Orocea. Abbiamo recuperato degli strumenti importanti che comunque ci tenevo a farvi vedere e a prendere. E sì, per questo episodio direi che è tutto. Nella prossima parte di Pokémon Zaffiro Alpha andremo ad Iridopoli, molto probabilmente. Fatemi controllare un attimo una cosa nella navi mappa. Dunque, no, mappa. Iridopoli. Iridopoli sta qui. Quindi raggiungerò Iridopoli molto probabilmente nella prossima parte. Nient'altro, ragazzi. Ovviamente da Iridopoli in poi andremo anche alla Via Vittoria e poi alla Lega Pokémon e poi a fare tante cose belle. E basta. Come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace a questa parte se vi è piaciuta, di commentare sotto dicendomi la vostra, magari dicendomi se voi avete recuperato questi strumenti ad Orocea, se avete battuto quegli allenatori. Fatemi sapere se avete preso anche la Splendisfera, la Grigiosfera, strumenti importanti che vi serviranno per Palkia, Dialga e Giratina. Bella Damasfera, non so dove si trova, però credo di farvelo sapere più avanti. Bene, passate anche su PokemonTimes.it per essere aggiornati su tutte le novità inerenti ai Pokémon. Nient'altro, Dark vi saluta e ci si becca con la prossima parte a Pokémon Zaffiro Alpha. Ciao a tutti!